Bentornati carissimi amici per questo nuovo video. Ritorniamo, riprendiamo a parlare oggi di domotica e lo facciamo con un dispositivo cui nome è famosissimo, conosciutissimo da tutti. Infatti parliamo di un dispositivo della famiglia Sonoff. Anche se di Sonoff ormai il tipico frequentatore di questo canale YouTube e del nostro blog www.vincenzocaputo.com sicuramente conosce benissimo i Sonoff e sicuramente magari per qualcuno di voi sarà un video non proprio di quei video novità, insomma, però sicuramente tantissimi di voi, anzi sicuramente molti scrivono, molti di quelli che commentano i miei video e commentano sul blog dicono che si sono appena approcciati alla domotica, quindi per loro è un mondo nuovo. Quindi andiamo a parlare di questo dispositivo Sonoff, che è la prima volta che andiamo a provare, per chi non l'avesse mai provato e per chi si affacciasse al mondo della domotica in maniera nuova. Quindi parleremo in particolare del Sonoff TH16. Il Sonoff TH16 fa parte, come abbiamo detto, della famiglia Sonoff, è molto simile al Sonoff Basic, quindi per intenderci alimentazione in ingresso e alimentazione in uscita. Alimentandolo in ingresso con la 220 volt, lui sarà in grado di collegarsi al nostro wifi, quindi lo andremo a configurare all'interno dell'applicazione EWILINK, vi ricordo che si chiama, per connettersi al nostro wifi domestico, e poi dal nostro smartphone potremo attivare o disattivare l'uscita relativa e quindi darà in uscita anche la 220 volt. Quindi di conseguenza qualsiasi carico adesso collegata saremo in grado di gestirlo direttamente tramite il nostro smartphone, sia che siamo all'interno del nostro wifi ma anche dall'esterno tramite il cloud proprietario. Questa è la funzionalità di base, ma è anche la funzionalità del Sonoff Basic, la funzionalità classica. Il Sonoff invece TH16, come anche il TH10, hanno una funzionalità in più: sono in grado di rilevare temperatura, ambiente e umidità tramite un sensore esterno. Eccolo qui, questo è il sensore, magari vi metto un'immagine più ravvicinata del sensore. Questo sensore va collegato a un spinotto che assomiglia vagamente a un mini jack tipo quelli per le cuffie e per gli auricolari, va collegato nello spinotto laterale corrispondente del Sonoff, e quindi in questo momento quando noi l'andremo ad accendere e quindi a far riconoscere alla nostra applicazione, gestiva dell'applicazione, lui oltre a darci la possibilità di spegnere e accendere il carico collegato al dispositivo, ci permetterà anche di leggere la temperatura ambiente e l'umidità. Oltre a questo ci permetterà anche tramite questo sensore di realizzare delle automazioni, quindi andremo a vedere, ci faremo venire un'idea di un'automazione con questo sistema della lettura della temperatura e dell'umidità. Guarda che caso, casualmente qui abbiamo a disposizione, comparso così casualmente sulla mia scrivania, quindi grande ideona, uno scaldino elettrico, e con questo scaldino elettrico andremo a vedere come al variare della temperatura possiamo farlo accendere e spegnere automaticamente. Quindi andiamo a prendere la nostra solita spina con cavi già spellati e predisposti, la nostra solita presa, che anche questa con cavi già spellati, che fungerà da uscita, a cui poi collegheremo il nostro scaldino elettrico, e vedremo come al variare di questa temperatura preimpostata il dispositivo si comporterà di conseguenza automaticamente. Bene ragazzi, quindi vediamo subito come effettuare i collegamenti. Una volta che avete rimosso lo sportellino, ecco qui che è fissato con una vite, verranno fuori questi morsetti. Questi morsetti hanno un sistema, adesso vi mostro con il cacciavite, eccolo qui, hanno un sistema di fissaggio tale che alla pressione con un cacciavite piatto, a testa piatta, vedete, vanno all'interno e liberano lo spazio per infilare i fili spellati in corrispondenza di questi buchetti rotondi che si vedono. Come vedete, io ho già effettuato un collegamento, il Sonoff è già acceso, quindi faccio attenzione a non toccare i fili in questo caso, anche se sono abbastanza isolati, però comunque non ci mettiamo le mani. Naturalmente vi raccomando di effettuare tutti i collegamenti, vedete, io li ho effettuati quando la corrente era disconnessa. Vi faccio notare alcune cosette. Intanto vi faccio notare che abbiamo qui dei simboli.
in corrispondenza di ogni morsetto. Abbiamo il lato input e il lato output. Non vi lasciate confondere perché, a dispetto di tutti gli altri switch dello stesso genere, non abbiamo fase e neutro in ingresso da un lato e fase e neutro in uscita dall'altro. Questo si evince facilmente da questi simboli, però per i meno esperti potrebbe trarre un attimino in inganno. Perché in effetti vedete che fase è neutro, qui neutro è ponticellato, quindi il neutro sia in ingresso che in uscita lo dobbiamo collegare su questi due primi morsetti dal lato destro. La fase in ingresso sul terzo morsetto, invece questi altri due sono dedicati alla terra, nel caso insomma il dispositivo che andate a collegare prevede l'attacco della terra. E poi la fase in uscita. E quindi, come vedete, io che ho montato questa presa in uscita, ho montato la fase da questo lato e neutro sul primo dei due ponticelli, indifferente se lo mettete sul primo o sul secondo. In ogni caso, gli ultimi due che stanno sul lato destro, dove praticamente c'è scritto N. E in ingresso, naturalmente, dal lato input abbiamo il neutro, scegliete sempre uno dei due sulla destra, e poi il terzo che è la L corrispondente. Una volta che avete effettuato il collegamento in questo modo, dovrete semplicemente associare, come abbiamo già visto tante volte, all'app e WeLink il vostro Sonoff TH16 o TH10 è la stessa cosa, e quindi vedete che in questo caso ha riconosciuto sul mio smartphone il Sonoff, ci dà delle indicazioni sulla temperatura, in questo caso rileva 10 gradi, mazza che freddo che fa in questa stanza, è un livello di umidità del 77%. Naturalmente sarà sufficiente premere on perché si accenda, vedete che si è accesa questa spia rossa sul Sonoff, off perché si spenga, ecco qui, il display si oscura e il dispositivo si spegne, quindi quando è acceso eroga la 220 volt in uscita, in questo caso su questa presa che ho installato a valle. Quando è spento non eroga nulla. Anche il pulsante fisico funziona nello stesso modo e se notate il pulsante fisico fa aggiornare anche l'applicazione. Quindi si può premere anche fisicamente. Probabilmente, come abbiamo fatto vedere col Sonoff Basic, smontando lo chassis, sarà possibile saldare un pulsante in parallelo a quello fisico già presente sul dispositivo per poterlo comandare anche a parete, eventualmente manualmente, mantenendo al contempo l'utilizzo da applicazione e il comando manuale. Qui abbiamo collegato il sensore, vedete, nella porticina laterale, e quindi lui rileva correttamente la temperatura, come abbiamo visto, e il tasso di umidità. Vediamo qui sotto il pulsantone on-off ci sta un pulsante manuale auto. Se lo teniamo in manuale, noi andremo ad agire su on-off manualmente, così come abbiamo visto. Per l'occasione ho portato qui uno scaldino elettrico che ci servirà proprio a fare un test. Quindi andiamo a collegare il nostro scaldino elettrico alla presa che ho collegato a valle. Ok, in questo caso possiamo collegare tranquillamente lo scaldino elettrico, anche se ha un certo assorbimento, perché questa versione del Sonoff è la TH16, quindi supporta, diciamo, assorbimenti carichi fino a 16 A, quindi un po' tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa a 220 volt li potremo installare tranquillamente. Cosa che invece è sconsigliabile fare con la versione da 10 A che è dedicata ai carichi un po' più modesti. Quindi andiamo a rivedere, vediamo che accendendo manualmente, naturalmente, ecco qui, si accende il nostro scaldino, non so se sentite un pochino il rumore della ventolina, qui ci dovrebbe essere una lucina. Ecco qui, adesso si è spento. Facciamo subito la prova, facciamo una prova di automazione, quindi andando a switchare su auto, lui ci chiede intanto i parametri, quindi noi per esempio andremo a dire che maggiore di 15 gradi
devi spegnere, e invece minore di 15 gradi devi accendere. Ecco qui, lui si è impostato su automatico, naturalmente ora si è avviato automaticamente perché ha rilevato una temperatura inferiore ai 15 gradi. Proviamo a mettere il sensore di temperatura in corrispondenza dello scaldino e vedremo pian piano, ecco già siamo a 11, la temperatura salire. Vediamo se a 15 gradi, 12, a 15 dovrebbe spegnersi. 13. E 15, perfetto, è arrivato a 16 gradi, si è spento. Ora lasciamolo un attimino raffreddare ancora, magari velocizzerò un attimino questa parte della ripresa, perché una volta che si riscalda il sensore ci vuole un pochino perché inizi a riprendere la china discendente della temperatura, e vedremo come appena arriva di nuovo sotto i 15 gradi lui riparte in automatico, quindi andremo a testare l'automatismo di questo dispositivo che a tutti gli effetti è un termostato. Perfetto, 14 gradi esatti, il nostro Sonoff si è riattivato e ha riacceso il nostro scaldino. Bene carissimi amici, anche questo video è giunto al termine, vi ringrazio per averlo guardato, se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo su tutti i social che utilizzate abitualmente, vi invito a iscrivervi su questo canale e a mettere anche un click sulla campanellina delle notifiche per essere avvisati automaticamente quando un nuovo video viene caricato. Vi ricordo anche che a questo video è collegato un articolo di approfondimento sempre riguardo a questo argomento all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, di cui inserirò il link completo nelle info di questo video. Bene, non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto da Vincenzo, ciao!